A proposito del genere da lei scelto e praticato, c'è un motivo per cui lo ha preferito rispetto agli altri? Scrivo da sempre, fin da bambina. Allora erano ingenue poesie in rima o favole. Poi è venuto il tempo dei racconti e dopo tanti anni in cui mi sono esercitata, per così dire, sui racconti, ho capito che il formato più esteso del romanzo, che è quello che pratico attualmente, mi avrebbe consentito di sviluppare le mie storie e i miei personaggi lungo un ciclo narrativo più ampio, insomma di dare più respiro, più voce a questi personaggi. E così ho iniziato con il mio primo romanzo, Mia madre è un fiume. Avevo quasi 50 anni quando è uscito. C'è un libro in particolare che l'ha spinta a dedicarsi e a perseguire il genere psicologico? Si tratta di un romanzo che ho letto in adolescenza, intorno ai 15 anni, Fontamara di Ignazio Silone, quindi uno scrittore della mia terra. Ed è stato un romanzo importantissimo per me. Raccontava la povera epopea dei contadini marsicani, i cafoni, così venivano chiamati, che subivano soprusi e violenze di ogni sorta dai grandi proprietari terrieri locali e anche dai gerarchi fascisti che arrivavano da Roma. Per me, figlia di contadini e quindi appartenente in qualche modo a quella stessa classe sociale subalterna, una lettura potentissima che ha dato anche voce a una rabbia che io sentivo dentro proprio per via della mia appartenenza. Quindi posso dire che quel libro, letto a 15 anni, ha avuto un ruolo fondamentale non solo nella mia formazione politica, ma anche, e questo non potevo saperlo allora, nella formazione della scrittrice che poi sarei stata in età adulta. Da dove vengono le idee per scrivere un nuovo romanzo? Le provenienze sono le più disparate, a volte sono ricordi personali, momenti della mia vita o della vita di altri. Gli scrittori sono sempre molto ladri delle vite degli altri. Ma a volte può essere un romanzo, un film, delle immagini. Per esempio, per il mio secondo romanzo, Bella mia, che è ambientato all'Aquila dopo il terremoto del 2009, credo sia stata fondamentale la foto, una foto in particolare che io ho visto il giorno dopo il terremoto. Ed era una macchina in bilico su una voragine che si era aperta sulla strada. Ecco, quella immagine aveva una tale potenza simbolica che credo sia stata fondamentale nella genesi di quel romanzo che poi avrei scritto anni dopo. Quando ha iniziato a pensare che le sarebbe piaciuto fare la scrittrice di professione? Io credo nell'adolescenza, quando ho scoperto che la lingua, l'italiano, avrei potuto usarlo in un modo diverso, cioè che poteva essere non solo l'aderire a un sistema complesso di regole formali, come mi veniva richiesto dalla scuola,
ma poteva diventare anche un modo per esprimermi, per liberare le urgenze che sentivo dentro di me. C'erano cose che premevano quasi da dentro e che io avrei voluto raccontare. È iniziato così il percorso e poi si è evoluto negli anni anche da un punto di vista linguistico. All'inizio usavo una lingua molto ridondante, tipica di chi ha il dialetto come madrelingua e ha il bisogno, diciamo, di appropriarsi della lingua nazionale. Poi piano piano ho cominciato a lavorare in sottrazione e con gli anni sono arrivata a questo stile di oggi così scarno ed essenziale. Da bambina, quali erano i suoi libri preferiti? Intanto devo dire che a casa mia ne arrivavano ben pochi di libri, abitavo in un piccolissimo borgo pedemontano e quindi anche se mia madre cercava di trovarmene, i libri erano veramente merce rara. Però qualcuno arrivava. Uno dei primi è stato il libro Cuore, lì mi sono molto appassionata, soprattutto su uno dei racconti dagli Appennini alle Ande. Ho pianto molto per la storia di Marco, questo bambino, questo ragazzino che partiva tutto solo dall'Italia per andare a cercare sua madre in Argentina, sua madre insomma di cui non aveva più notizie. Poi una lettura sicuramente non adatta all'età è stata quella dei Promessi Sposi in quarta elementare. In paese c'era una specie di negozio, piccolo bazar che vendeva un po' di tutto e la proprietaria mi regalò questa vecchia edizione dei Promessi Sposi. E non avendo altro in quel periodo da leggere, io lo lessi, ma naturalmente mi appassionavo un po' alla storia di Renzo e Lucia, a questo matrimonio contrastato, senza avere gli strumenti per poter apprezzare la grandezza di questo, monumento della letteratura italiana. Poi altri libri importanti sono stati quelli di Verne, quindi libri di avventura e anche Salgari molto che mi piaceva, soprattutto per le ambientazioni esotiche. A scuola, che rapporto aveva con la lettura e con la scrittura? Il rapporto con la lettura era quasi morboso, di dipendenza. Leggevo anche quando non era consentito, nei tempi morti, per esempio, leggevo sotto il banco un libro che mi portavo sempre dietro, anche dei fumetti, e a volte venivo anche punita per questo. E tutto quello che riguardava la produzione di testi mi piaceva, mi interessava. Avrei risolto anche i problemi di matematica spiegandoli per iscritto, insomma. E naturalmente mi piacevano moltissimo i temi. Usavo all'elementare e anche alle medie delle parole ricercate, rare, perché volevo dimostrare agli insegnanti che, pur provenendo da una famiglia in cui si parlava dialetto, avevo una buona proprietà dell'italiano. Se non fosse Donatella di Pietrantonio, chi vorrebbe essere?
Ho sognato a volte di diventare un'architetta e di essere molto brava a progettare case, edifici di vario genere, ma sempre perfettamente mimetizzati nella natura.